Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale, perché non lo dico mai, ma magari c'è gente nuova che non mi conosce e quindi benvenuti anche a voi. Comunque, questo è un nuovo ennesimo vlog. Io inizio sempre, non so se avete notato, inizio sempre qui nell'oscurità, poi mi sposto verso la luce. Gwenda, vai a salutare Giorgia che è appena arrivata. Naturalmente Gwenda è qui perché vuole il mio cibo, che oggi è questo qui, il mio pranzo, il mio sushi, con la salsa di soia stilosa nella tazzina di caffè. Solo io posso, ma dettagli. Tra l'altro, prima che mi scordo, e fatemi accendere la luce, volevo dirvi che ho scaricato una nuova applicazione e se l'avete dovete seguirmi assolutamente perché io penso di non aver mai trovato un'applicazione più figa, cioè forse supera anche Instagram perché lo stile è un po' lo stesso. Voi fate l'account su questa applicazione che si chiama 21 Buttons, dove poi potete seguire le persone che più vi piacciono o comunque ricercare i capi perché è un'applicazione soprattutto incentrata sulla moda. Fighissima, ragazzi, mi piace un casino. Magari se avete qualche capo vi può dare idea di come gli utenti l'hanno abbinato, come non l'hanno abbinato, insomma, davvero utilissima. Poi voi anche potete postare le foto e taggare tramite alcuni pallini sopra la vostra foto i capi che avete indossato. Quindi se qualcuno è curioso di sapere qualcosa, basta che clicca sul pallino e vi rimanda direttamente al sito dove potete acquistare l'oggetto in questione. Quindi è strautile. E se volete seguirmi su questa applicazione che appunto ripeto si chiama 21 Buttons, Questa qui è l'applicazione in questione, vedete, fatto proprio col bottoncino e si scrive in questo modo. Questo invece è il mio profilo, se volete andarmi a seguire, IlaMakeup02 e Ila0203. Qui trovate tutte le cose che ho caricato, cioè naturalmente questo è come si vede sul mio profilo. E vi faccio vedere un esempio, vedete, se andate su una foto e cliccate su questi puntini che vedete sui capi, vi rimanda direttamente. Vedete, potete anche salvarlo se volete comprarlo, magari dopo. Dice il prezzo, il negozio, idem collana, idem la maglia, cioè super intuitivo. Ripeto, questo è il mio profilo, quindi andatemi a seguire, mi raccomando, perché io... Può capitare che un giorno io stia girando un vlog e magari poi voi mi chiedete cosa indosso, io magari quel giorno faccio la foto e la metto su 21 Buttons, quindi assolutamente dovete seguirmi, cioè è un dovere proprio. Se avete questa app dovete seguirmi, quindi vi aspetto in tantissimissime, poi ripeto, mi ha entusiasmato un casino, super promossa. Tra l'altro anche adesso sto guardando un film mentre finisco di pranzare che si chiama Beautiful Creatures, la 16ª luna, che mi pare di aver già visto, però non sono così sicura, quindi lo sto rivedendo. Perché l'hanno messo su Netflix? Ciao Giorgia, ciao Giorgia, c'è il cane e nulla. Quindi finisco di pranzare. Mi vedo questo film e poi noi ci risentiamo dopo perché devo dirvi ancora qualche cosetta. Allora, eccoci qua. La cosa che vi dovevo dire è riguardante questo brand e questo prodotto in particolare. Questi sono i nuovi prodotti di Nabla, sono usciti da pochissimi giorni sul sito. Sono le Dreamy Matte Liquid Lipstick, quindi sono i primi loro rossetti liquidi. A me è stata inviata tutta la box e vi faccio vedere, l'avete già vista su Instagram se mi seguite. Ci sono 14 colorazioni, dovrebbero essere queste qui, che sono pazzesche, a parte alcune che secondo me sono proprio importabili, però sono belle fondamentalmente. Questa è la box, guardate quanto è bella. Eccoli qua tutti i colori. E di cosa volevo parlarvi? Perché è successo un po' un casino con Eleonora. Eleonora Manni comunque è una mia amica, le voglio bene e tutto, infatti sono stata penso una delle prime persone a scriverle che aveva fatto bene a fare il video che ha fatto. Se non sapete di che video sto parlando andate sul suo canale a vederlo, dove sconsiglia queste tinte perché secondo lei non sono valide eccetera, e io le ho detto che ha fatto bene, sarà sicuramente non a dire certi termini, però comunque a parlarne in modo totalmente sincero, perché se io avessi fatto il video prima del suo avrei detto le stesse cose perché io ho riscontrato gli stessi problemi. Ripeto, sicuramente l'avrei detto in modo diverso, però anch'io ho riscontrato il problema, soprattutto quello di ritrovarmelo in giro sulla faccia, che mi secca tantissimo le labbra. Io ho le labbra secche, però questa davvero le secca un sacco, non so perché, sarà che succede solo sulle mie, e sbava sui bordi. Per il resto, insomma, non ho avuto grandi problemi. Poi ho provato finora soltanto 4 colorazioni, quindi potete immaginare che me ne mancano altre 10. Però in questo vlog volevo mettermi adesso una tinta, anche se dopo mi dovrò truccare, però intanto me la metto, e testare questo fatto con voi per farvi
proprio vedere, quindi facciamo una sorta di test and tell, tra virgolette, anche se molto random, cioè proprio per farvelo vedere in questo vlog, con Unspoken, che ha il colore più parlato, perché tantissime persone hanno riscontrato i problemi con questo colore in particolare. Volevo testarlo con voi in questo vlog, almeno così vi faccio vedere che non solo lei ha riscontrato questi problemi, ma anch'io. Tra l'altro, scusate, vedrete tutto il vlog questi due amichetti nuovi che sono spuntati. Comunque, allora, andiamo ad applicare. Prima cosa che faccio, perché ho sentito che sbattendole, dato che hanno una formulazione abbastanza liquida, la resa è migliore, quindi proviamo a sbatterle, magari cambia, non lo so. Intanto vi dico che se volete andarle ad acquistare, queste tinte le potete trovare sul sito di Nabla, costano 14,90 l'una, oppure ci sono dei set che potete acquistare già preformati sul sito. Per quanto riguarda il fatto di essere uniforme, già alla prima passata, non so se notate, ma lo è abbastanza. Poi ecco, io con questo pennellino mi ci trovo bene, perché è abbastanza rigido ed è molto piccolo e preciso, quindi su quello non ho niente da dire. Indubbiamente è molto liquido, quello sì. Ed un'altra cosa con cui non sono d'accordo con Daniele, che è il direttore creativo di questo marchio Nabla, che fa anche lui video su YouTube, è che comunque il tempo di asciugatura di queste tinte è leggermente più lungo di quello che ha elencato lui nel suo video presentazione. Però per il resto, ecco, io con l'applicazione mi ci trovo abbastanza bene, devo dire. Poi io, sapete, le tinte, i rossetti in generale non li metto quasi mai con la matita, meglio riuscire così. Questo è il prodotto applicato sulle mie labbra. Come potete notare, l'unico difetto che ho riscontrato fino adesso è che si sta ancora asciugando, e ho dato una botticella qui e vedete che si è un po' tolto. L'applicazione è abbastanza uniforme, questa è soltanto una passata su tutte le labbra. Tra l'altro questo colore sbianca tantissimo anche i denti, è molto carino. E la cosa che ho notato, sempre applicando le tinte, io finora ho provato, vi dico proprio i colori, ho provato 5 o'clock, che è questo colore qui, sul fucsia, ho provato kernel e ho provato black champagne, e poi questo qui di adesso che è Unspoken. Rimangono un po' appiccicose, almeno su di me fanno questo effetto. Vi dico le mie impressioni proprio super super personali. Comunque, quindi nel corso della giornata la testiamo. Io adesso ho già pranzato, quindi saltiamo il pranzo e arriviamo direttamente alla cena. Però vediamo comunque come si comporta. Devo essere sincera, le altre che avevo applicato si sentivano. Questa forse è quella che finora sento di meno, proprio a livello di sensazione sulle labbra. La percepisco, ma in maniera molto molto lieve. Il colore anche è bello. L'unico fatto che vi stavo dicendo prima, poi mi sono persa, è che tutti i colori che ho provato mi sono accorta che dalla confezione sulle labbra cambiano leggermente, il che è naturalmente normale perché non tutti abbiamo lo stesso colore di labbra, però cioè cambia comunque di parecchio, vedete come diventa più scuro, non so se lo noto solo io. E nulla, ci vediamo tra poco, così finisco intanto di vedere il film, però volevo farvi vedere questa cosa dell'applicazione e parlarvi di questa situazione che è stata un po' spiacevole verso Eleonora, devo essere sincera. Anche Daniele ha commentato sotto il suo video in un modo secondo me non proprio carino, però vabbè, vediamo come si risolverà. Io per ora vi voglio dare anche la mia opinione personale su queste tinte, perché ripeto, l'ho provate di mio, non è che mi siano piaciute, cioè non le avrei dato un 10 lode, gli avrei dato 4. Magari oggi si comportano in modo diverso, magari è il colore, non lo so. Visto che anche voi quando vi ho fatto vedere l'Instagram stories mi avete detto Ila, facci sapere poi come sono, facci sapere, così potete vederlo voi di persona. Tra l'altro, adesso che si è asciugata bene, voglio fare la prova del non transfer insieme a voi, quindi vado, cioè proprio in diretta. Allora, questo è, come potete notare, non è totalmente non transfer, passati più di 10 minuti, quindi si è asciugata proprio del tutto e rimane abbastanza il segno, vedete? Volevo farvi vedere un'altra piccola pecca, mi stavo truccando, questo è il risultato, ho sfiorato un attimo le labbra, è rimasta tutta questa sbordata, che non so bene come farvi vedere, ma penso si noti. Comunque nel mentre ho finito anche il make up, ne ho fatto una abbastanza strong, cioè stamattina non mette più a fuoco, io mi sto esaurendo. Ok, ce l'abbiamo fatto, ho fatto il make up abbastanza tetro, però mi piace un sacco. Cioè la tinta è qui, parte qui, un po' si è tolta perché ho bevuto attaccandomi alla bottiglia. L'ho messa circa 40 minuti fa, alle 3, l'ho applicata alle 3, adesso sono quasi le 4. Adesso poi giro il video delle cose che ho comprato oggi. Metto a posto anche le cose sul letto, che è un casino. Allora, sono in bagno, mi sto per fare la doccia, non so perché ho le cuffiette effettivamente. Volevo farvi un aggiornamento prima che se ne andava questa luce sulla tinta e farvi vedere che effettivamente sbava. Non si sa come,
perché sono stata attentissima a non toccarle, a non mangiarmi le unghie, sai, magari ti sbavi. Non ho fatto nulla. Ho cantato con le cuffiette, sono stata a cantare con le cuffiette. Bella cosa. E si vede che, non lo so, ho sbavato in qualche modo. Comunque, adesso vi faccio vedere, che sennò poi la gente non ci crede. È perfetta, cioè questi bordi, è perfetta. Poi sbavatura qua e qui. Sul lato, vabbè, incredibile. Qua proprio agrumi, cioè mi sono trovata i grumi proprio in bocca. Questi sbavi così. Anche qui e qui, che prima non c'erano. E poi qui all'interno è rimasta abbastanza compatta. Cioè, strano, vedete? Cioè, giusto tre cosetti così, capito? Da dove saranno spuntati? Poi dopo vedremo la prova della cena. Però per ora, allora, l'abbiamo messa alle 3. Adesso sono quasi le 7. Quindi sono passate 4 ore. A parte l'effetto sbavato, devo dire che non mi sta deludendo del tutto. L'altro colore l'avevo tenuto di meno. 5 o'clock, quello che vi ho detto stamattina. L'avevo tenuto di meno e... Però mi aveva sbavato, mi aveva fatto la stessa cosa prima, non dopo 4 ore, ma dopo 2 ore. Questo, vabbè, diciamo che più o meno, sì, per aver solo bevuto, oddio, però non è male. La cosa che mi dà fastidio più di tutte nelle tinte in generale, non in questo, ma in generale, è il fatto dell'appiccicume tra le due labbra. Come potete notare, qua ne è rimasto ancora un po' di appiccicato. Non riesco a capire perché. Scrivetemi se succede anche a voi, perché io se no mi sento davvero un'aliena. In questo caso un'aliena. Un pollice in su per chi si fa la doccia truccata come me. Ho cenato e volevo farvi un altro resoconto. Questo vlog sarà tutto sui resoconti, un po' di novità e cose successe. Vi dico subito che a cena non è che ho mangiato così tanto, perché insomma lo sapete. Ho mangiato Philadelphia e un po' di verdure. Comunque c'era un po' d'olio e cose. E vi faccio vedere. A parte qui tutto sbavato come prima. Devo dire che alla fin fine non è andata malissimo. Forse con un piatto di spaghetti, cose così, tutto sarebbe stato un po' più pessimo. Però così... Non è proprio male. Se non fosse per le sbavature e il fatto che ho le labbra tipo mummificate. Sono le 9, quindi sono passate 6 ore e mezza che ce l'ho su. Ed è buono. Allora, più che altro sarà stato con gli altri colori che ho avuto tantissimi problemi. Perché questo, ripeto, a parte la sbavatura, che forse però è la cosa più brutta, passabile. Allora, a parte questo, io appunto adesso mi vado a struccare perché ho tenuto tutto questo trucco solo per voi. Poi ho sistemato l'armadio. Ho messo le cose nuove, vedete qui col cartellino, poi qui ho sistemato questo così, insomma l'armadio è una delle cose che io sistemo più raramente, però mi piace vederlo ordinato, non so voi. Poi ho scoperto che sono uscite le nuove puntate su Netflix di Mako Mermaids e quindi le stavo recuperando, cioè è uscita la quarta stagione, sempre se si legge, quindi sto vedendo anche quello. Ho portato, cioè ho preparato la cena ai topini che adesso stanno mangiando. Tra l'altro non so se notate quanto è bella la luna questi giorni, è fantastica, è sempre così super piena, super full. Io penso che per oggi il vlog possa finire qui. Non è durato tantissimo, però comunque è durato. Abbiamo detto delle cose belle importanti. E volevo ricordarvi, mi raccomando, di andarmi a seguire su 21 Buttons. Raga, andatemi a seguire. Metterò un sacco di cose. Eccolo qua, ve lo ricordo. Vi lascio tutti i link qua sotto se volete anche scaricarla. Ah, prima di lasciarvi, volevo dirvi questo weekend partiremo. Però non vi dico dove andiamo, perché voglio che sia una sorpresa. Se comunque mi andate a seguire su Instagram, vedete tutto in anteprima, eccetera, eccetera. Quindi se siete furbetti, andate a seguirmi lì. Nulla, quindi buonanotte. Ciao, vuoi dire buonanotte? Sono più sconvolta, schifosissima. Buonanotte, sono più sconvolta che... Niente, un bacione. Seguitemi, Viaggettino arrivo e vlog. Ciao.